Oltre 4.000 cantine espositrici da tutte le regioni italiane e da 30 paesi esteri, inaugurata a Verona Fiere la 56esima edizione di Vinitaly, in programma fino a mercoledì 17 aprile. Attesi più di 30.000 operatori internazionali, di cui 1.200 top buyer provenienti da 68 nazioni, selezionati e ospitati da Verona Fiere e ICE Agenzia, oltre a delegazioni commerciali dei principali paesi della domanda. Il quartiere fieristico è sold out e al taglio del nastro ufficiale nell'Auditorium Verdi del Pala Expo, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, c'è stata una parata di autorità. 5 ministri del governo Meloni in questa giornata inaugurale, con in testa il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Questa edizione della manifestazione vuole contribuire ad accendere un ulteriore faro sul vino italiano, che ha proprio in Vinitaly il suo brand fieristico di promozione globale. E con questa logica, da poco Verona Fiera ha terminato anche un giro del mondo in 18 città di 15 nazioni, durato oltre un semestre, per operare una selezione ponderata dei principali buyer da invitare a Vinitaly. Ora, al di là del successo numerico, ci si attende soprattutto un riscontro positivo in termini di qualità della domanda rappresentata. Sicuramente Verona è al centro di tantissime iniziative che riguardano tutto il mondo della terra, dell'agricoltura. Abbiamo fiera agricola, ci occupiamo anche qui all'interno dei Vinitaly di Sol, dell'olio, di tante attività, fiera cavalli, di tante attività che collegano l'uomo alla terra e dunque alla produzione anche che deriva da questo. Siamo davvero un punto di riferimento. Siamo una fra le fiere più internazionali dell'intero panorama fieristico internazionale e siamo a Verona. Di solito le grandi fiere internazionali si fanno nei quartieri fieristici delle grandi città metropolitane, penso a Las Vegas, a Shanghai, a Tokyo. Noi la facciamo a Verona perché evidentemente Verona è una città che sa veramente attrarre nel migliore dei modi, ma poi è tutta una città che si mette anche a disposizione di questi eventi fieristici e dunque credo che questo connubio sia davvero vincente. È forte la convinzione di poter fare molto in favore di un settore di cui Verona Fiere si sente parte integrante. Tante aziende investono in fiere, la prima parola chiave è senz'altro business, la seconda è consapevolezza di un capitale strategico, oltre che identitario, per l'economia italiana ed europea, sempre più sotto la lente di tesi allarmistiche. Per questo, in occasione della prima giornata nazionale del Made in Italy, sarà presentato uno studio realizzato dall'osservatorio UIVE Vinitaly e da Prometeia sull'impatto che il bel paese subirebbe in termini socio-economici, turistici e identitari da un'ipotetica scomparsa del vino in Italia. E Vinitaly ha potenziato un sistema di relazioni con il governo, ICE Agenzia e le ambasciate. La conferma arriva da un programma di condivisione sempre più stretto con i player del settore su scala mondiale e con i vertici del governo. Le esportazioni rappresentano circa il 40% del prodotto interno lordo italiano. Il mio impegno è quello di incrementarle ancora di più, andare ad esplorare anche realtà dove c'è l'Italian Sounding, quindi prodotti finti italiani o che copiano gli italiani. Credo che l'alta qualità della produzione vitivinicola italiana possa rappresentare un fiore all'occhiello e anche un elemento importante da un punto di vista quantitativo delle nostre esportazioni. Nel corso dell'inaugurazione sono stati assegnati anche i riconoscimenti Premio Vinitaly International Italia, Premio Vinitaly International Estero e i nuovi Vinitaly Wine Critics Award e Premio Vinitaly 100 anni.